classica, unica, duratura, contemporanea. Parigi nel terrore, paura tra i bassanesi in Francia. Un giovane ha rischiato di restare coinvolto nell'attacco terroristico. Manifestazione di solidarietà questa sera in piazza. Le vittime ricordate anche a Cartigliano nella cerimonia per i caduti di Nassiriya. La preoccupazione della scrittrice siriana Mani El Nazif, a rischio il processo di integrazione. In fiamme ieri sera il garage di una palazzina a Marostica, distrutti due veicoli, si teme il dolo. Calcio pari agrodolce per il Bassano a Pavia. 1-1 con rimpianti, sprecato nel finale il rigore del possibile successo. Benvenuti a questa nuova edizione di TVA Bassano Notizie. In apertura gli attacchi di Parigi, un giovane bassanese che vive nella capitale francese si è trovato ieri sera a pochi centinaia di metri di distanza da uno dei luoghi dell'attacco terroristico. Noi l'abbiamo raggiunto oggi per telefono, sentiamo. Carlo Menon, bassanese che vive e lavora da tempo a Parigi, dove era ieri lei quando è stato sferrato l'attacco? Beh, io sono passato, penso, 5 minuti prima di fronte a uno dei ristoranti in cui poi c'è stato un attacco. Stavo poi andando verso la metropolitana, ho sentito il rumore degli spari, ho visto la gente che ha cominciato a correre lungo la strada, quindi ero a poche centinaia di metri da uno degli eventi, degli attentati di ieri sera. Lei ha avuto paura? Ma no, inizialmente più uno stupore, perché ovviamente è l'ultima cosa che si pensa, che si tratti di un attacco terroristico con armi da guerra. Pensavo più a un'esecuzione, un regolamento di conti. Oggi che città si è risvegliata? Beh, è una città che nell'apparenza sembra fare una vita più o meno normale. Ovviamente ci sono i parigini si stanno assembrando nelle zone colpite ieri sera appunto per dimostrare il lutto e il cordoglio alle vittime, e però è una città che sicuramente vivrà dei momenti molto molto difficili nei prossimi mesi. Ci sarà un clima di tensione, di paura e anche di parziale militarizzazione della città, che sicuramente renderanno l'atmosfera non piacevole. E la città di Bassano ha manifestato questa sera la sua vicinanza al popolo francese in piazza Libertà. Niente bandiere e slogan politici, solo candele e lumini per ricordare le vittime innocenti dell'attacco terroristico di ieri sera. Decine di persone hanno intonato l'inno nazionale per poi osservare un minuto di raccoglimento. Oggi l'importante è fermarci, fare silenzio, condividere il dolore, ha detto il sindaco Riccardo Poletto. Da domani, ha aggiunto il primo cittadino, verranno i giorni di una reazione ferma e decisa, volta a sradicare e prevenire la possibilità che si ripeta in futuro uno sterminio simile. Una reazione orientata comunque ai valori della nostra civiltà, che difende e diffonda liberté, égalité, fraternité. E ora rischiamo di essere considerati tutti terroristi, è l'amara considerazione di Amani El Nazif, la giornalista bassanese di origini siriane che teme per il processo di integrazione. Io che sono musulmano, cosa c'entro con gli attentati? Chi sono loro per rappresentare me? C'è sconcerto e sgomento nelle parole della giornalista e scrittrice siriana Mani El Nazif, residente a Bassano. L'attentato di Parigi rende ancora più difficile ora il processo di integrazione. I musulmani sono musulmani, non sono estremisti. Poi ci sono i terroristi che fanno queste cose qui. Sono 8 che si sono fatti saltare in nome di Dio, dicendo Allahu Akbar. E io credo che già il fatto che una persona dica che è per volontà di Dio quello che sta succedendo è una persona folle completamente. Sul corpo di uno degli attentatori trovato un passaporto siriano, e dunque Amani, nata ad Aleppo, cresciuta a Bassano del Grappa, non esita ad attribuire colpi alla sua terra d'origine. C'è da puntualizzare che quello che sta succedendo in Siria da 5 anni non è perché la Francia ultimamente ha mandato gli aerei a combattere in Siria, ma è per il volere del presidente siriano. La Siria potrebbe avere qualche colpa, sì, non sicuramente le persone che stanno morendo. L'ISIS e il terrorismo islamico sono l'impero del male e vanno distrutti, lo dichiara l'europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto. L'Europa, dice, colpevolmente fatto finta di non vedere la minaccia in nome del politicamente corretto. Bizzotto invoca un intervento militare internazionale in Siria e in Libia per distruggere il potere degli estremisti. Ora conclude, anche Venezia, come Roma e Londra, è a rischio. E a Cartigliano le stragi di Parigi hanno drammaticamente attualizzato il ricordo delle vittime di Nassiriya.
credo che così tanta violenza che ha portato alla morte di centinaia di persone vada ricordata oggi anche qui a Cartigliano per vicinanza rispetto a tutte quelle persone che sono morte e ai loro familiari. Vi chiedo quindi un minuto di silenzio. Esattamente 12 anni dopo Nassiriya, Parigi. Nel silenzio, nel dolore e nella preghiera, una terribile coincidenza che accomuna le vittime del massacro francese a quelle della strage in Iraq. Ai caduti dell'attentato del 12 novembre del 2003, Cartigliano ha dedicato una piazzetta. 19 erano italiani, 17 militari e 2 civili, martiri nel nome di quegli stessi valori di libertà e democrazia che il terrorismo minaccia ora nel cuore dell'Europa. Amministrazione comunale, carabinieri in congedo, alpini, fanti, combattenti e reduci hanno commemorato la tragica ricorrenza. Una ferita ancora aperta per l'arma, ha ammesso il capitano della compagnia di Bassano, Adriano Fabio Castellari, rivolgendosi poi agli studenti delle scuole. Ragazzi, quello che noi facciamo nelle nostre vesti è comunque una minima parte rispetto a quello che voi adesso, oggi, domani potete fare. E potete fare partendo da una cultura della legalità che comincia dalle piccolissime cose. Ha finalmente un nome l'uomo trovato cadavere lo scorso 29 ottobre, trasportato dall'acqua del canale idroelettrico fino alle griglie della centrale di San Lazzaro. Si tratta di Antonio Scalco, ex rappresentante di Pellami in pensione. Aveva 73 anni e abitava da solo in via Campo Marzio, in centro a Bassano. Il corpo è rimasto per 2 settimane nell'obitorio dell'ospedale. Giovedì sera riconoscimento da parte dei figli che abitano fuori provincia e sentivano saltuariamente il padre. Restano avvolte nel mistero le circostanze della morte avvenuta per annegamento. Pauroso incendio ieri sera in un garage di Marostica, distrutti 2 veicoli, si sospetta il dolo. Prima i crepitii, poi alcuni boati dal garage. All'interno 2 veicoli in fiamme, fortunatamente diesel, altrimenti sarebbero esplosi. I proprietari, un operaio tessile di 56 anni e la compagna 50enne, stavano dormendo quando gli scoppi li hanno svegliati verso le 22. I vicini sono scesi in strada, uno di loro ha chiamato il 115 mentre la palazzina restava al buio. I vigili del fuoco di Bassano sono accorsi con l'autobotte e hanno lavorato circa 2 ore e mezza per domare il rogo e mettere tutto in sicurezza nel ventre di questa quadrifamiliare di via Ancona. A Marostica. Ridotta a carcassa la Ford Fiesta dell'uomo, completamente distrutto il quadriciclo della convivente da cui forse è partito l'incendio. Era fermo però da quasi 2 giorni, come pure l'auto accanto era parcheggiata ormai dal tardo pomeriggio. C'è il sospetto che sia insomma un atto doloso. I carabinieri hanno posto l'area sotto sequestro in attesa di altri accertamenti. Disperata la coppia, rimasta senza mezzi per spostarsi e non assicurata per un evento del genere. I danni sono pesanti anche perché tutti i box sono stati invasi e anneriti dal fumo. Abbiamo bisogno di innovatori, è il messaggio che Confindustria Bassano ha lanciato oggi alle famiglie alle prese con la scelta della scuola superiore. Scuole, famiglie, industrie. È tempo di scegliere per i ragazzi di terza media e le famiglie attendono indicazioni dalla realtà produttiva che le circonda. Abbiamo bisogno di giovani che siano prima di tutto innovatori, che sappiano conoscere le nuove tecnologie, i nuovi mercati, che sappiano affrontare il mondo nuovo che avanza. Trovare un lavoro è l'ansia di ogni genitore. Sul palco della nuova location di Bassano Expo di Cassola, il convegno organizzato da Confindustria lancia spunti di riflessione, ma dalle famiglie arriva anche qualche critica. Voi dite tante belle cose, ma dopo però vengono sfruttati in stage che non sono pagati o sono sottopagati. Ecco, questo è un po' il frame che ci troviamo e che giustamente ci sentiamo dire. Nuovi lavori, nuovi imprenditori, il titolo che suona come una sfida per gli adulti, arriva il primo consiglio. Che non abbiano paura di guardare il mondo proprio nel suo insieme, che non abbiano paura di iscrivere i ragazzi in una scuola anche più lontana o più difficile di quello che pensano. Che non abbiano dei preconcetti, che le scuole tecniche o professionali sono meno adatte, meno di serie A rispetto ad altre. Errori e anomalie vizierebbero i PAT di Nove e Cartigliano, lo denuncia l'associazione Laboratorio Natura, che invita i due comuni a fare marcia indietro. Dei ghiaioni come quelli che abbiamo alle spalle sono stati considerati prati. A Cartigliano è stato considerato prato il campo da calcio. E effettivamente è un prato, ma non è di uso agricolo evidentemente. È stato addirittura considerato prato la zona in Brenta che tutti conoscono per i vostri servizi con cui avete parlato di un inquinamento industriale molto grave su cui sta indagando l'ARPAV.
Secondo l'associazione Laboratorio Natura, anomalie non casuali che viziano i piani di assetto del territorio di Nove e Cartigliano, redatti dalle medesime mani. Se in questo territorio comunale di base 100 ho agricolo una superficie che mi raggiunge e mi supera 61,3, posso urbanizzare con un indice molto più alto, doppio. Se invece vado sotto a questo indice, posso urbanizzare per la metà. Per raggiungere questo coefficiente, i tecnici avrebbero classificato tra prati e pascoli anche zone d'alveo, aree produttive già urbanizzate, addirittura un centro ippico. Tra gli errori più vistosi, un'intera pagina del PAT di Nove è riferita a Conco. Laboratorio Natura critica i professionisti che avrebbero lavorato di copia e incolla e chiede alle amministrazioni comunali di rivedere e correggere gli elaborati. Il nostro lavoro vogliamo che sia non contro ma per, vogliamo che sia a supporto delle amministrazioni, perché siamo convinti e ci crediamo che come noi le amministrazioni abbiano a cuore il rispetto della norma e della legalità. Torna domani in Piazza del Terraglio il mercato dell'antiquariato e collezionismo sperimentato per la prima volta poco meno di un mese fa e subito apprezzato dal pubblico. Per l'occasione tornerà ad essere valorizzata una piazza piena di storia come il Terraglio, con un affaccio straordinario sul Ponte degli Alpini. L'evento inizierà alle 7 con l'apertura dei banchi da parte degli espositori e terminerà intorno alle 19. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, fra poco. Ed eccoci allo sport, il calcio, il Bassano pareggia a Pavia 1-1 nel pomeriggio, vantaggio giallorosso, pareggio lombardo nella ripresa, ma i virtusini sprecano nel finale il rigore del possibile successo. Alle 2 del pomeriggio il pareggione l'avremmo sottoscritto tutti quanti, alle 17 invece no, sia chiaro, l'1-1 è sacrosanto, gran primo tempo del Bassano e ripresa del Pavia, ma se con un uomo in meno fallisci il rigore del teorico successo a 6 minuti dalla fine, poi ti mangi il fegato col pane e non ti dai pace. Bassano è padrone dell'intero primo tempo e al minuto 25 passa, combinazione che chiama in causa Germinale che dai 20 metri spara un destro che non dà scampo a Facchin, 0-1 e Alè, i virtusini anestetizzano il Pavia, mai pericoloso, il migliore attacco del campionato è messo a cuccia e anzi al 37esimo Iocolano pennella Benone per Falzerano che impatta Sbilenco divorandosi lo 0-2. Ripresa ed è un'altra partita. Il Pavia ricomincia satanato e Bassano come a Pordenone fuori giri. 3 minuti soltanto e Ghiringhelli si beve Stevanin, cross in mezzo, laddove Andrea Cristini inzucca da un metro l'1-1 nonostante la marcatura stretta. Bassano barcolla un attimo, al 13esimo la zuccata di Maloma è fuori da buonissima posizione e al 32esimo il Pavia segna con Cesarini che però è in fuorigioco di un metro e giustamente il gol viene annullato. Poi al 35esimo secondo giallo un po' frettoloso a Proietti che viene espulso, Bassano in 10, nell'ultima porzione di gara ci si aspetterebbe il veemente forse in finale del Pavia e invece in inferiorità numerica Misuraca a 6 minuti dal gol si conquista un rigore contestatissimo dai pavesi che Germinale sciaguratamente si fa parare da Facchin, quindi i giallorossi oggi in maglia bianca stringono i denti e tengono il tesoro del pari, ma il rammarico resta. TV Bassano Notizia si chiude qui, grazie dell'attenzione a tutti, l'augurio di una buona domenica. Classica, unica, duratura, contemporanea.